Oltre vari eventi, anche delle iniziative culturali. Ecco, Gioia Tauro ha bisogno di cultura. Sì. Grazie mille. Sì, Gioia Tauro ha bisogno di cultura. Quest'anno partirà il programma dell'Estate Gioiese, che sarà basato principalmente su eventi culturali, ma eventi culturali molto dinamici, perché faremo rivivere il borgo antico. Quindi partiremo con un'estemporanea di pittura, che durerà 2 giorni, che poi si concluderà il 28 agosto con la premiazione, no, di questa estemporanea di pittura. E quindi in questi 2 giorni però il borgo sarà vivo, perché ci saranno molti artisti che dipingeranno. Poi faremo un convegno, dove da lì, da quel convegno in poi partirà tutta una serie di, come dire, di una programmazione per far vedere, per far conoscere questo borgo antico. Quindi lo visiteremo in lungo e in largo. Dopodiché, ci sarà un altro evento molto importante, che siamo arrivati alla seconda edizione del Tauro Book, insieme al gruppo di lettura Lab Donne. Quest'anno, ripeto, è la seconda edizione. Ci saranno nomi illustri, ci sarà Domenico Dara, ci sarà Mimmo Gangemi, ci sarà il giudice Salvati. E quindi sarà ricco anche quest'anno la programmazione del Tauro Book. E quindi quest'anno sì, abbiamo basato tanto su quello che è la cultura. Poi abbiamo la festa padronale, quindi sarà un'estate Quindi che fino sì. a giorno 8 settembre vari eventi. Certo, sì, ci saranno vari eventi, in modo tale che possiamo far rivivere. Naturalmente la situazione economica di Gioia Tauro non permette, perché le idee sarebbero tantissime, però non permette, quindi tutto quello che è stato fatto. Infatti mi preme fare un ringraziamento alle associazioni di Gioia Tauro, a tutte le associazioni che hanno partecipato alla manifestazione di interesse che ho indetto, che era fine giugno. Quindi ci tengo a ringraziare l'associazione Kairos, con la professoressa Marbasi, Gioia 3.0, il gruppo di letture Lab Donne, il gruppo di lettura di Nati per Leggere, i Lions, il Rotary, l'associazione dei pensionati, sempre molto vicini e molto cari, i volontari di Gioia Tauro, il Lido Vulcano, che è anche lui, anche il Lido, anche se privatamente comunque si è prestato a fare delle belle iniziative serali, i commercianti di Via Roma, l'associazione Pro Gioia Tauro con la Sagra della Stroncatura. Ci tengo davvero a fare un ringraziamento particolare, perché in questa situazione, dove, ripeto, a livello economico non era possibile fare tanto, queste associazioni, devo dire che mi sono state molto vicine, e abbiamo cercato di poter dare qualcosa per Quindi insieme quest'anno. si può. Insieme si può, certo. Abbiamo creato anche il comitato feste, l'abbiamo istituzionalizzato con la delibera di giunta, e quindi il comitato feste, dove voglio ringraziare il presidente, il dottor Edoardo Macino, la professoressa Miriam Costa, la signora Sonia Berrica, che fanno parte del comitato feste. E da lì in poi c'è una partenza, che questo comitato feste non durerà solo per quest'estate, ma comunque accompagnerà l'assessorato.